Cari amici, rieccoci qui. Allora, ora nel secondo video parliamo invece. Ieri abbiamo discusso assieme della stable della WWE Retribution. Oggi parliamo di Raw Underground, che praticamente alla fine è uno show nello show, perché Raw Underground praticamente si svolge all'interno proprio di una puntata di Raw. Ovviamente l'ideatore di tutto questo è stato l'ex commissioner di SmackDown, Shane McMahon, figlio di Vince, che non appariva agli negli schermi WWE da ottobre, quando Kevin Owens riuscì a batterlo nel ladder match contro di lui. E quindi da quel momento non si fece vedere in più in WWE, Shane McMahon, in base a quella stipulazione che appunto si avrebbe perso, come poi successe, non si doveva far vedere più on screen. Ma a partire da, vediamo un po' se qui riesco a vedere la data. Ah, qui vabbè, c'è scritto 2 mesi fa. Quindi, vabbè, insomma, quindi siamo. Allora, vediamo un po'. Ma probabile da fine luglio, inizio agosto. Ora neanche io mi ricordo il periodo esatto da quando è nato questo Raw Underground. Comunque, è un nuovo format, che è un'atmosfera molto simile, molto, come dire, degna di un fight club, dove due sfidanti in presenza di un arbitro danno vita ad uno shot fight su un ring enorme senza corde, con numerosi atleti a bordo ring come pubblico. È qui da questo articolo che vi sto leggendo. Nella prima puntata, quindi circa 2 mesi fa, Shane McMahon aveva introdotto colui che è stato il primo personaggio protagonista di Raw Underground, ovvero Dabba Kato. Ovviamente, per chi ha visto per esempio l'ultima puntata di Raw, diciamo per esempio su Dplay Plus, per noi italiani, si sarà accorto che sì, Dabba Kato, poi ci sono state le aggiunte di Eric, Dolph Ziggler, anche oltre alle figure maschili, anche quelle femminili, insomma. Potremmo dire che tra la Retribution, Art Business, che è una nuova stable creata poi da un'idea di MVP, che è nata come sua singolo, ma poi si è ingrandita, sta di fatto che ora, allontanandoci un attimo dal discorso di Raw Underground, sta di fatto che per esempio Cedric Alexander è stata la nuova aggiunta per l'art business. Comunque, nella sintesi, diciamo, la WWE ci sta provando. Ha provato qualcosa al Performance Center. Ora che sono al Thunderdome, ho detto anche Amway Center dell'Orlando Magic in Florida, chiamato da loro appunto Thunderdome, Raw Underground, la Retribution, questi fan collegati via Zoom che si devono prenotare con largo anticipo, quindi è ovvio che, come vi dissi già ieri, alla base di tutto c'è il discorso che speriamo, quando prima, vediamo se non sarà entro questo 2020, che speriamo di concluderlo almeno con, se non con il Covid,
eliminato almeno con il vaccino, però io rinnovo il mio augurio che ho fatto già ieri di rivedere il pubblico in persona a partire dalla Royal Rumble 2021 o da gennaio comunque 2021. Quindi vedremo poi, chissà, se a Raw Underground verrà creata anche un titolo, una cintura per dare anche un significato in più. Bene, grazie a tutti. Poi dopo questo caricamento andrò alla condivisione di questo, al video precedente. Poi andremo a fare il confronto tra WWE All Stars, gioco dalla PS2, PSP e WWE 2K Battlegrounds nel prossimo video. Grazie a tutti, buon pranzo perché ora siamo giunti alle 13 spaccate puntuali. Ci vediamo ai prossimi video. Hasta la vista, buena, ciao!